Sono arrivati anche gli altri ricambi del dingo, vediamo cosa è arrivato appunto. Queste sono le fasce da mettere sopra i raggi e queste le camere ad aria. Siamo quasi pronti per rimontare le ruote. Questo invece è il pneumatico tutto bello incellofanato, viene direttamente da Marte e ora vado a spacchettarlo. Ho cercato la replica delle Pirelli MT53 come montava appunto l'originale e come vedete appunto sono la replica quasi fedele, quindi sono contento. La misura è 2,50 x 17 e adesso non manca veramente più nulla per rimontare le ruote. Eccolo qua. Qui come vedete ci sono tutte le componenti del mozzo posteriore del dingo. L'ho completamente smontato per zincare vari pezzi. Poteva essere inserito nella zincatura tutto insieme, però c'è questo distanziale in alluminio e quindi con la pressa ho dovuto suddividerlo in tutte le parti, altrimenti l'alluminio con l'acido si sarebbe sciupato, scusate. E qui ci sono i porta cuscinetti. Io ho fatto come sempre la modifica con i cuscinetti schermati, proprio perché in origine ci sarebbe stato un feltrino a tenere il grasso all'interno del cuscinetto, mentre erano cuscinetti aperti che poi avrebbero inondato tutto la ganascia del freno, il tamburo, e quindi non avrebbe più frenato. La solita modifica che ho fatto sulla scrambler, vi invito a vedere tutti i video, e quindi inserendo questi cuscinetti schermati all'interno del porta cuscinetto si fa una modifica in meglio e si evita questo discorso della propagazione del grasso. Quindi andiamo a rimontarlo. Per prima cosa vado a pressare all'interno del porta cuscinetto appunto il cuscinettino, così poi sarà pronto per l'installazione sul mozzo. Qui è tutto molto molto semplice, lo spingiamo fino al fondo e il gioco è fatto. Ed ecco qua. Passo successivo è cominciare a rimontare tutto il mozzo. Si fa corrispondere i fori e questa è la flangia che tiene la corona e il parastrappi. Ecco qua. A questo punto inserisco il perno distanziale, come vedete, e che tiene unite le due parti del mozzo. Poi andrò a mettere il distanziale in alluminio con la lettatura per il raffreddamento e a unire l'altra parte del portaraggi. Ecco qua, ho inserito il perno distanziale e la flangia con i bulloncini che tiene poi la corona della catena. Quindi vado a mettere il distanziale in alluminio al suo posto e anche l'altro coperchio e vado a mettere tutto sotto la pressa. Ecco qua, comincio a pressare. E il mozzo appunto si sta avvicinando all'altra parte. Ricordiamoci di non stringere troppo, altrimenti i distanziali in alluminio si romperanno. Ecco qua. A questo punto vado a inserire il porta cuscinetto all'interno e anche qui inizio a pressare. Ed ecco che qui ci siamo.
questo punto la maggior parte dell'assemblaggio è quasi ultimata, vado a inserire il distanziale dei cuscinetti all'interno e l'altro porta cuscinetti. Mi raccomando, state attenti a posizionarlo bene e portiamo tutto come sempre alla pressa. E anche qui si comincia a pressare il cuscinetto all'interno. E anche qui ci siamo. Eccolo. Per completare l'assemblaggio, prima di inserire il parastrappio, metterò un po' di grasso a rame per evitare i soliti scricchiolii della gomma e così la terranno più lubrificata e quindi si scioperà anche meno. Ecco. Quindi in tutti i bordi e poi inserirò il parastrappi in gomma. Ecco qua, inserisco il piccolo parastrappi in gomma che sorprendentemente è l'originale ed è sempre integro, probabilmente per la modesta potenza del dingo. Comunque insomma la gomma ha retto molto bene negli anni. Anche qui vado a dare un po' di grasso al rame per far assestare meglio tutti i pezzi e poi inserirò la corona che, come vedete, ha delle spine, degli incastri che vanno a inserirsi nei fori del parastrappi. L'assemblaggio a questo punto può dirsi concluso. È venuto un ottimo lavoro, sono contento e procediamo. Eccola qua, questa è la ruota del dingo riraggiata e montata. Non vi ho fatto vedere il procedimento di raggiatura, vi invito a guardare gli altri filmati della Scrambler o di altri restauri dove eseguo questa operazione. Ecco, questo è il prodotto finito e come vedete insomma è un ottimo risultato con anche le ganasce portaceppo messi nella loro posizione.